non sarà più intitolato ad Alessandro Magno, ma sarà chiamato semplicemente Aeroporto Internazionale di Skopje. Questo sabato sono cominciati i lavori per la rimozione dell'insegna con il nome dello storico condottiero. Un primo passo verso la risoluzione di un caso diplomatico tra Macedonia e Grecia che si trascina dal 91, anno dell'indipendenza dell'ex Repubblica Jugoslava. Da allora la Grecia accusa la Macedonia di essersi appropriata di un nome e di una identità culturale e storica che non le appartengono, sfruttando la figura di Alessandro Magno. Da molti in Grecia l'utilizzo del suo nome viene percepito come una minaccia di pretese sulla regione greca della Macedonia.